Grazie. Anche di qua, dottor Alves, grazie. Anche di qua, grazie. Anzi, scusi. Grazie, si gira un attimo. Se si gira, puoi girarsi un attimo. Un attimino, Dottore. È una bella, è una bella decorazione, molto bella. Studiata molto bene anche dal punto di vista compositivo, con Marianna al centro e il nastrino rosso che è altamente simbolico. Adesso vado. L'ambasciatore ha detto che capisce il mio gesto, che non lo condivide, che la Francia sarà sempre in prima linea per la difesa dei diritti umani. Io ho ricordato che quando è venuto a Roma Gheddafi, mi pare nel 2009 se non mi sbaglio, è stato ricevuto con al Quirinale, con la banda e le bandiere, ma nessuno gli ha dato nessuna decorazione. Ed era una visita di Stato, che quindi quel gesto di dare ad Al-Sisi una delle decorazioni più prestigiose, perché poi la Legion d'Onore non è un ordine cavalleresco, è un ordine normale, è un ordine che riconosce dei meriti speciali. Per questo lo istituì, e in primo luogo, tra l'altro, ho scoperto anni fa che la Legion d'Onore è un ordine militare. Per questo lo istituì Napoleone quando era primo console, cioè per ricompensare ordini militari, ma anche meriti di ordine civile e sociale. Allora, in quella occasione, il presidente Al-Sisi, che ha una posizione così ambigua, al minimo, poteva essere ricevuto con ogni onore di Stato, come conviene alla procedura, ma senza quel riconoscimento aggiuntivo. Difatti i giornali francesi l'hanno tenuto molto basso, sono stati i giornali egiziani che l'hanno fatto diventare, gli hanno dato quella eco che poi ha avuto. Ma l'ambasciatore ovviamente non poteva che ripetere un principio, e cioè che la Francia sarà sempre in prima linea per la difesa dei diritti umani, che è poi il suo atto di nascita con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che dobbiamo riconoscere la Francia ha dato all'Europa. Ecco, è stato un colloquio amaro e cordiale. Al-Sisi è oggettivamente complice, in quanto capo dello Stato, di comportamenti criminali compiuti dai suoi sottoposti.